a Pizza Show Cabarella 2021, Arcangelo Cozzolino. Buongiorno Arcangelo. Qual è la pizzeria che rappresenti e da dove e dove è opera la pizzeria? Buongiorno, noi rappresentiamo la pizzeria 50 Grani e operiamo al centro storico di Pozzuoli. Perfetto, allora qual è la farina che avete scelto di avere in pizzeria? Noi abbiamo scelto la Varvella come ufficialità di farina. E perché avete fatto questa scelta? Diciamo che la pizzeria è impostata proprio su una pizza gourmet. Abbiamo degli impasti ad alta idratazione e maturazioni che comunque superano le 24 ore. Abbiamo riscontrato che in ogni caso è stata sempre ufficializzata positiva. Perfetto, quindi piace ai vostri clienti, sì, sì, che avete fatto. Riscontro positivo. La location è interessante, siete a Pozzuoli, quindi un posto particolare, a due passi da Napoli, c'è il mare, c'è un posto meraviglioso dove i ragazzi amano venire a trascorrere i fine settimana, quindi un posto molto particolare. Allora, io volevo chiedervi, adesso che praticamente siete venuti qui, qual è la pizza che voi portate? Diciamo che noi abbiamo portato una pizza che rappresenta anche un po' il golfo di Pozzuoli. Abbiamo fatto una base che viene fatta con datterino giallo, un couscous di pomodoro giallo, una ricciola che è una tartara fatta a crudo, cuor di scarola, olive nere cagliazzane, aglio orsino e infine c'è un cesto di limone e una pianta che si chiama melissa. Perfetto, e il nome di questa pizza? Il nome di questa pizza è proprio ricciola. Ricciola, ah perfetto, allora adesso che ce la siamo vista, ce la siamo goduta, sì, raccontata da te, non basta allora di vederla invece realizzata, possiamo sì iniziare? Grazie, certo, grazie. Allora io volevo aggiungere chiaramente in supporto a Arcangelo Cozzolino c'è Francesco Viola che si occuperà della cottura dell'impasto nel forno, quindi a lui vanno anche i nostri saluti. Allora, mentre tu ti preoccupi di stendere il panetto, io volevo chiederti se ci riesci a fare due cose contemporaneamente, sì, anche da quanto tempo c'è questa pizzeria? Allora, diciamo che io sono il pizzaiolo, il titolare è lui, Francesco. La sì pizzeria ha appena compiuto un anno a marzo. Ah, quindi è una giovane pizzeria. Quindi è una giovane pizzeria e diciamo che con i riscontri che stiamo avendo è netta crescita, quindi ogni riscontro che abbiamo avuto sulle pizze, sulle birre, che comunque forniamo tutto da Perrella, è stato sempre ottimo. Perfetto, ma con Perrella si sta... Sì, perché abbiamo degli abbinamenti tra birre, fritti, pizze, che comunque seguiamo una linea. Perfetto, perfetto. Questo è un'esclusività di prodotti che ci dà, quindi per noi è un vantaggio. Che cosa stiamo aggiungendo adesso? Adesso è un couscous di pomodoro giallo. Perfetto, che metteremo in cottura. La stendiamo. Adesso è pronta la base che andiamo a mettere in forno, quindi la facciamo scivolare sulla pala, la stendiamo e poi la andiamo ad infornare. Perfetto, allora grazie a Francesco Viola. La pizza incomincia il suo iter di crescita all'interno del forno per ottenere praticamente la crescita della pizza e riuscire praticamente a trasformare l'impasto nel prodotto che siamo soliti mangiare, bello, alveolato e croccante. Allora, volevo chiedere questo, praticamente, nell'ambito praticamente delle pizze che voi realizzate nel vostro menù, come è caratterizzato il menù? Arcangelo, cioè oltre a questo, diciamo che noi oltre a qualche pizza classica che non abbiamo messo tutte, cioè abbiamo un'esclusività di pizze tutte gourmet legate al territorio? Adesso stiamo mettendo questa qui che sarà inserita nel menù estivo e sarà legata al territorio proprio perché avrà una tartara di ricciola che verrà fatta al momento, quindi sarà tutti i giorni presa giornaliera perché è un pesce fresco e stiamo cercando di inserirla nel menù proprio perché sarà una pizza fresca. Perfetto. Cuor di scarola che ho messo in uscita senza cuocerla, quindi a crudo, tartare di picciola, ripeto, che comunque è cruda, e il limone che sarà fresco, la pianta melissa che comunque è una pianta... Ci abbiamo tutti questi gusti che staremo abbinando al menù nuovo. Perfettamente. Allora io chiederei a Raffaele Bonetta, che è sempre qui con noi ed è sempre il pizza specialist di Perrella, come vede il meccanismo del pesce sulla pizza. Adesso so di metterti in imbarazzo, no, perché questo è un argomento molto delicato. Un argomento piccante. Molto piccante, molto dire piccante. No, assolutamente. Oggi credo che la pizza si possa interpretare come un piatto
tra virgolette globale, ci possiamo spaziare un po' sopra. Io ritengo che la chiave di volta sia l'equilibrio che noi riusciamo a dare, nel senso che abbiamo il punto fermo di poter cuocere, di poter abbinare degli ingredienti su un piatto che comunque è caldo. Quindi la tartare è un pesce crudo, dovremmo, in questo caso credo che il cuor di scarola serve per schermare, o credo che voglia almeno questo effetto, altrimenti andiamo ad alterare delle caratteristiche. Quindi ci andrei molto molto alleggiato con i piccini. Bravo, bravo, concordo pienamente con te, mi piace molto questo tuo approccio che è molto equilibrato. Allora, noi abbiamo fatto la base è pronta, allora stiamo per rifinire la base, indubbiamente come diceva prima Raffaele, la scelta di avere praticamente questa base di scarola cruda che porta praticamente a creare quasi una separazione per evitare che il pesce poi possa avere praticamente questa scottatura, visto che il nostro piatto è un piatto che è abbastanza ad alta temperatura. Quindi chiaramente abbiamo questa capacità di andare a realizzare una pizza diversa con il pesce. Ok, che cosa stiamo aggiungendo oltre a questo? Allora, oltre a questo sto aggiungendo delle olive all'uscita. Sì. Olive cagliazzane. La ricciola è stata messa, adesso farà una grattugiata di gest di limone. Tutto questo ringraziamo lo chef che ci ha aiutato, che è Stasi Sorrentino, che ci sta seguendo la linea dei menù. Bene, bene. Allora abbiamo rifinito, ultimo tocco sono il basilico, la melissa, giusto che l'avete detto prima, scusatemi, e poi aggiungiamo un filo d'olio. Perfetto, la pizza è pronta, meravigliosa e anche particolare, quindi è tutta da gustare, ce la gusteremo adesso che avremo finito questo nostro appuntamento. Nel frattempo io chiamerei Giovanni Nocera, che è il beer specialist di Perrella, il quale ci dà un abbinamento su questa pizza molto particolare. Molto particolare, sì, e per questo vorrei proporre una birra del birrificio Fratelli Perrella, una birra che ha nella produzione un'innovazione. Viene fermentata a basse temperature per poi essere rifermentata, quindi si sviluppa una freschezza all'interno del prodotto e una leggera ammorbidezza che ci accompagnerà nella degustazione della pizza. Perfetto, allora giusto abbinamento, grande pizza con il pesce, la prima volta che ne abbiamo vista una oggi in questo meccanismo di Pizza Show. Allora io ringrazio voi per essere venuti qui a trovarci, mi auguro che questo vostro menù nuovo dia grande risalto alla vostra pizzeria, il vostro anno sia meraviglioso e spettacolare, e mi auguro di avervi di nuovo qui con noi al nuovo Pizza Show 2022 della Perrella. Grazie per essere stati qui. Grazie a voi. Grazie.